Importante incontro organizzato dal Conad Adriatico questo pomeriggio nella sede di Mon San Polo del Tronto, incentrato sulle sfide e le opportunità del retail e dello sviluppo sostenibile dei territori. Uno dei relatori di eccezione è stato Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato, che ha contribuito a una discussione ricca di spunti insieme ad esperti del settore e rappresentanti della grande distribuzione organizzata. L'evento ha affrontato temi chiave come l'innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione delle competenze, con l'obiettivo di definire nuove strategie per affrontare i cambiamenti del mercato e rafforzare il ruolo delle cooperative nel tessuto sociale ed economico. Purtroppo bisogna prendere atto della realtà. Nascondere la realtà come la polvere sotto il tappeto non fa bene a nessuno. Bisogna avere il coraggio di affrontarla e di superarla con queste soluzioni come le cooperative organizzate in questo modo, che possono costituire un baluardo di fronte al tentativo che c'è sempre, lo sappiamo, di infiltrarsi da parte della comunità, dalla criminalità. Libero Grassi, sì, è stato un modello, perché è stato un simbolo, una reazione a quella che è un qualcosa che è contro la natura umana, perché tu lavori e una parte del tuo guadagno deve andare a persone che non fanno niente per meritarlo. Beh, quanto di più ingiusto ci possa essere, bisogna avere il coraggio di alzare la testa, come ha fatto Libero Grassi, così come i giovani di Addio Pizio, che hanno messo insieme tante forze per poter contrastare tutti insieme con la solidarietà questo fenomeno. Nel corso dell'incontro, moderato da Maria Cristina Alfieri, Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico, ha riaffermato il ruolo cruciale della cooperativa nell'innovazione e nello sviluppo delle persone. In un contesto di continuo mutamento, puntiamo, ha affermato, sulla sostenibilità, sull'innovazione tecnologica e sulla formazione dei nostri soci imprenditori. Sicuramente ci aspetta un anno molto difficile nel 2025. Un anno in cui gli stipendi non aumentano, certo non ci sarà più l'inflazione, probabilmente l'inflazione che ci hanno presentato questa sera del 2% sarà quella reale, ma nel settore alimentare cominciamo già a avere deflazione, vendiamo già meno dello scorso anno, molti prezzi di molte famiglie si sono ridotte. C'è un consumatore che ha sempre meno disponibilità, quindi è alla ricerca della convenienza, ma che non rinuncia alla qualità. Ecco, io penso che da questo punto di vista l'esperienza di Conad, la storia di Conad dei suoi 60 anni, che ha sempre investito sulla qualità dei propri prodotti, dei prodotti a marchio, sia un elemento importante di aiuto alla spesa di tutti i giorni per i nostri clienti.